Lockdown, caro energia, crisi ucraina, il titolo del dossier di Confesercenti, mentre Coldiretti punta ad aumentare la produzione di cereali in Italia. Parliamo poi del progetto solidale Italian Keeps on Cooking for Ukraine e del libro Custodi del Vino, storie di un'Italia che resiste e rinasce. Concludiamo parlando del Moscow Mule. La guerra russo-ucraina pare non trovare soluzioni diplomatiche e giorno dopo giorno continua a mietere vittime innocenti e causare dolore, uno stilicidio inaccettabile. Le conseguenze di questo dramma si riversano inevitabilmente nel sistema economico, sono sotto gli occhi di tutti gli aumenti stratosferici dei generi di prima necessità, materie prime ed energia che stanno mettendo in ginocchio le imprese. Su questo argomento Confesercenti ha presentato il dossier Lockdown, caro energia, crisi ucraina, in cui si analizza dati alla mano la crisi in atto nel commercio, turismo e nei servizi, prendendo a riferimento marzo 2022 su marzo 2020. Per rispondere alle difficoltà di approvvigionamento dall'estero determinate dalla guerra, una proposta giunge da Coldiretti che ritiene possibile coltivare già da quest'anno 75 milioni di quintali in più di mais per gli allevamenti, di grano duro per la pasta e tenero per la panificazione. Proponiamo, dice Ettore Prandini, presidente Coldiretti, di lavorare da subito a contratti di filiera con impegni pluriennali per la coltivazione di grano e mais e il riconoscimento di un prezzo di acquisto equo basato sugli effettivi costi sostenuti per consentire di recuperare livelli produttivi già raggiunti nel passato. Una possibile soluzione l'Italia quindi ce l'ha già in casa, pensarci prima. Italia Keeps on Cooking for Ukraine, si chiama così l'ultima evoluzione del progetto solidale dell'agenzia Alessia Rizzetto che mira a promuovere una raccolta fondi a sostegno del popolo ucraino con una maratona di lezioni di cucina online via Zoom. L'attività vedrà coinvolta una selezione di chef di tutta Europa, i quali fino al 26 marzo dedicheranno un'ora del proprio tempo per condividere con il pubblico una loro ricetta facilmente ripetibile a casa. Per partecipare virtualmente alle speciali lezioni basterà effettuare una donazione online alla Fondazione Solo Terre. Obiettivo: fornire cure e assistenza ai bambini ucraini malati di cancro e alle loro famiglie. La solidarietà è foriera di rinascita, come quella che racconta Laura Donadoni, esperta di vino, giornalista e scrittrice, nel suo libro Custodi del Vino, storie di un'Italia che resiste e rinasce. Laura racconta di un'Italia di grandi paesaggi, storie minime, di imprenditori e sognatori che tracciano i contorni sempre mobili di un mondo in grande fermento, che accoglie le sfide imposte dai cambiamenti climatici, sociali, economici, inclusi quelli conseguenti dalla pandemia. Storie di famiglia e di comunità, ma anche storie di visionari solitari, storie di una poesia agricola che segna il cuore e apre la speranza. Di questi tempi ce n'è davvero bisogno. In dissenso contro l'invasione dell'Ucraina, molti barman hanno cambiato il nome del Moscow Mule in Kiev Mule. In realtà questo drink nacque in California. Fu mixato per la prima volta nel 1941 a Los Angeles da John G. Martin, distributore della Smirnoff, e Jack Morgan, gestore del Cock and Bull di Hollywood. Il cocktail nacque essenzialmente per pubblicizzare il ginger beer di Morgan e la vodka di John Martin. In pratica questo aveva comprato una fabbrica di vodka e non vendeva una bottiglia. Allora che fa? Mischia la vodka con il ginger beer. Ecco perché fa così schifo. Per te fa schifo. In realtà gli americani vanno in fissa e lui diventa miliardario. Allora, il personaggio che ci accompagna questa settimana è uno sportivo, grandissimo, immenso, Pietro Mennea, la freccia del sud. Rimonta Mennea, è una grande rimonta, Pietro Mennea! Un campione che ci tramanda valori irrinunciabili, lui diceva, per spiegare la sua voglia di migliorarsi sempre, sono un uomo che non si sente mai arrivato, sono sempre pronto a ripartire dai blocchi. Mai sentirsi arrivati, sempre pronti a ripartire. Il viaggio non deve finire, se finisce è la fine. Solo così si arriva lontano. Ciao! Tirami su di casa, da Buonaventura Maschio.